telespettatori di Rossini TV, oggi mi trovo a Pesaro, per la precisione sono in zona Tombaccia in via Arezzo 8, e siamo qui con le telecamere di Rossini TV per l'inaugurazione di Acqua Self. Acqua Self, distributore di acque minerali, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Avremo modo quindi di acquistare non solo acqua ma anche altri prodotti, un nuovo modo, diciamo, innovativo di fare la spesa, i nostri acquisti, evitando magari le file al supermercato, non solo un modo innovativo ma anche soprattutto veloce ed economico. Ricordiamo ai telespettatori di Rossini TV che da oggi 27 gennaio per tutta la settimana fino al 4 febbraio saranno attive moltissime promozioni, non solo sull'acqua ma anche su cialde e capsule caffè Borbone e pellet da 10 kg. Se inviate un messaggio o un WhatsApp al numero 376 20 36 488 con scritto accetto, date la possibilità ad Acqua Self ad inviarvi le loro offerte, ovviamente per rimanere sempre aggiornati. E adesso andiamo a parlare ufficialmente con colui che ha inventato questo macchinario per raccontarci tutte le curiosità in merito. Allora Giacomo, ci siamo, con te entriamo proprio nel vivo di Acqua Self 24 e ovviamente di quello che c'è dietro, di questo macchinario che vediamo alle nostre spalle e che ti chiedo allora di raccontarci. Sì, allora io sono Morbidelli Giacomo, titolare dell'azienda CV24 che produce appunto queste macchinari qua, e in questo contesto abbiamo Acqua Self 24 che è il nostro marchio registrato, dove abbiamo più di 20 punti vendita con questo logo qua, più altri con altri loghi in giro per l'Italia. Abbiamo più di 40 punti vendita in tutta Italia, in circa 8-9 regioni d'Italia. E qui oggi finalmente siamo a Pesaro, che sono diversi anni che cerchiamo un locale e finalmente abbiamo trovato un locale insieme ad un nostro cliente. E qui adesso oggi vediamo l'inaugurazione in via Arezzo 8 e abbiamo un macchinario di ultima generazione dove ci stanno, in questa macchina sono 35 corsie dove ci stanno circa 1200 pacchi come alloggio, e abbiamo diversi loghi in questo caso, dai più blasonati che sono Sant'Anna, Levissima, Eva, Lete, Uliveto, e dai, abbiamo una bella scelta. E per quanto riguarda la macchina, la comodità per il cliente finale è quella di non andare più, diciamo, ai supermercati con il carrello a fare la spesa e fare le varie file in cassa, e quindi in questo macchinario la comodità è di arrivare direttamente con l'automobile, sostare, aprire il baule della propria macchina, selezionare i vari pacchi, le varie tipologie, le varie quantità, caricare nel baule, quindi attendere l'erogazione, caricare nel baule e andare via in 5 minuti e fare quello che nei supermercati, diciamo, ci impieghiamo quei 30 minuti buoni. Quindi è un metodo veloce, un metodo nuovo che sta piacendo molto e dai, speriamo di continuare così. Giacomo, ci puoi far vedere però come funziona proprio questo macchinario? Sì, allora, noi adesso si vede qua l'operatore che sta caricando i pacchi singolarmente in modo semiautomatico, quindi tu andrai a caricare un pacco alla volta nella corsia adibita a quel prodotto, e poi la macchina fa tutto, diciamo, in automatico. Abbiamo comunque un asse X e Y che, per chi si intende, diciamo, sono degli assi come se fosse un ascensore vero e proprio, che carica due pacchi alla volta in una velocità di 10-12 secondi ad erogazione, quindi siamo abbastanza veloci, e in multipli ovviamente di due, poi ovviamente se prendiamo ipotesi 5 pacchi ovviamente l'ultimo rimarrà singolo. E abbiamo quindi quest'asse che si sposta sulle varie corsie, andrà a prelevare queste due confezioni e le porterà sull'uscita, dove il cliente semplicemente caricherà il pacco e lo infilerà in macchina.
Quanto tempo ci vuole per brevettare una macchina di questo tipo? Ma io diciamo che sono 6 anni che stiamo producendo queste macchine, ovviamente in costante evoluzione, quindi siamo sempre a cercare e escogitare nuovi meccanismi per essere sempre più affidabili, e però diciamo che sì, siamo 6 anni che stiamo lavorando e tuttora ancora c'è da lavorare, ancora c'è da implementare e migliorare sempre di più. Adesso ci dedichiamo diciamo all'acqua, in questo caso però abbiamo anche capsule di caffè e pellet in scatole, quindi ci stiamo spostando anche su altri mercati. Prossimamente usciremo con una macchina per vendere diciamo esclusivamente vino o esclusivamente pellet o esclusivamente comunque capsule di caffè o beverage in generale. Quindi dai, ci stiamo evolvendo e non siamo mai fermi. Allora, vi faccio vedere come si acquista il pellet, lo vado a selezionare, seleziono la quantità, conferma, inserisco banconote o monete, acquista e il prodotto uscirà direttamente da qui. Ricordiamo che è l'unico a Pesaro comodo di 10 kg con la maniglia trasportabile. Il cartone poi sarà da gettare qui all'interno di questo contenitore. Ecco, dicevi che tu non sei attivo soltanto a Pesaro, ma in realtà poi ti stai allargando sul nostro territorio nazionale. Come risponde il mercato nell'acquisto di questo macchinario? Allora, la cosa difficile purtroppo in questo lavoro è trovare il locale idoneo. Infatti è per quello che ci abbiamo impiegato tanto anche qua a Pesaro per trovarlo, perché purtroppo ha diverse caratteristiche che deve mantenere per poter fare in modo che si adegui all'attività che dobbiamo fare. Quindi avere un locale diciamo di 300 metri quadrati circa minimo, con un'altezza almeno di 3,5 metri per poter mettere un bancale sopra l'altro di acqua in questo caso. Deve essere su una zona diciamo ben visibile, abbastanza di passaggio. In questo caso abbiamo aperto proprio in un quartiere, secondo me potrebbe essere una scelta giusta, perché sicuramente in questo caso la tombaccia risponderà sicuramente bene, con Villa San Martino vicino, la torraccia comunque vicino, quindi prenderemo un bel polo di persone. Quindi deve avere poi la possibilità di arrivare con l'auto, sostare, ripartire agevolmente e, cosa fondamentale, scaricare camion in una zona che non intracci l'acquisto da parte della clientela. Quindi diciamo diverse caratteristiche, non è facile, però ad ogni modo il mercato risponde molto bene. Noi lavoriamo su 8-9 regioni d'Italia, dalla Sicilia fino in Lombardia, e ogni anno aumentiamo il numero di macchinari venduti, e quindi speriamo di continuare così e speriamo di far sempre meglio. E invece secondo te il cittadino come risponde nell'acquisto appunto dell'acqua rispetto magari alla grande distribuzione? Allora, io per esperienza, anche parlando proprio con l'utente finale, quindi il cittadino e il cliente proprio dei macchinari, chi lo prova una volta non lo molla più. Quindi è una cosa che piace tanto, la comodità, soprattutto anche per le donne, soprattutto anche per le persone anziane, comunque andare con un carrello a fare la spesa, prendere il pacco, caricarlo nel carrello, fare la fila, riscaricarlo in auto, riscaricarlo dentro casa. Diciamo che sono diversi passaggi che poi alla fine incidono anche sull'attività fisica, quindi in questo caso qui tu arrivi, sosti, carichi, riparti e scarichi semplicemente a casa. Quindi il cittadino sicuramente, come lo prova, non lo mollerà assolutamente più. Giacomo, invece a livello di prezzi e di offerte, come vi posizionate sul mercato? Allora, siamo assolutamente competitivi, perché noi abbiamo
ovviamente con tutti i nostri clienti abbiamo creato un gruppo d'acquisto che ci permette di andare direttamente dalle fonti, e quindi carichiamo direttamente in fonte e in uno o due giorni lavorativi l'acqua è sul nostro stabilimento, quindi è un'acqua assolutamente fresca, un'acqua proprio imbottigliata due giorni proprio prima di venderla, di erogarla, quindi è un'acqua assolutamente fresca, non è esposta comunque alle, diciamo, agli agenti atmosferici, al sole, quindi è un'acqua perfetta, come se fosse, come se derivasse direttamente dalla fonte. E a livelli di prezzi siamo assolutamente competitivi perché questo gruppo d'acquisto ci permette di avere l'acqua con un prezzo pari a quello dei supermercati. Quindi poi offerta più, offerta meno, diciamo abbiamo, siamo assolutamente competitivi. Quindi anche oltre alla velocità, anche per l'economia e per le tasche del cittadino sicuramente c'è un bel guadagno, un bel margine. Invece nel caso di necessità per l'utente finale c'è sempre una persona disponibile all'interno del magazzino oppure da contattare? Allora, c'è sempre un'assistenza che eventualmente se uno ipotesi sbagliasse un acquisto di un'acqua, invece, magari ne voleva un'altra, magari si sbaglia con naturale frizzante, sì, si è sempre reperibili, c'è sempre una persona comunque reperibile che si cerca sempre di aiutare comunque l'utente finale, il cliente va sempre coccolato, quindi dai, per qualsiasi cosa c'è un numero di telefono comunque posto all'esterno della macchina e basta chiamare, semplicemente risponderà una persona che aiuterà. Giacomo, per nostra curiosità, hai proprio dei numeri da darci in termini di confezioni che vendi? Sì, noi abbiamo clienti ovviamente, chi più chi meno, che riescono ad arrivare anche fino a 1000 confezioni di media al giorno, quindi anche quelle 300 macchine che proprio si fermano e acquistano sul locale, quindi sono dei numeri assolutamente validi perché sono circa 12-13 bancali al giorno che vanno via e su un anno solare diciamo che c'è un bel giro, c'è assolutamente un bel lavoro da fare. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare Giacomo Morbidelli che ci ha spiegato, direi con grande maestria e disponibilità, cosa c'è dietro ad AcquaSelf 24, proprio il macchinario che serve appunto per la distribuzione di acqua e non solo. Noi ovviamente di Rossini TV vi invitiamo davvero a venire qui in via Arezzo 8, zona Tombaccia, AcquaSelf 24, aperto sempre 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per i vostri prossimi acquisti. Un grande abbraccio da Roberta, da Rossini TV, alla prossima!